Avevano nascosto le chiavi dell'appartamento pieno di droga nel pannolino del figlio di 3 mesi, ma i carabinieri di Prato sono comunque riusciti a scoprire dentro la casa della famiglia un deposito di oltre 30 kg di droga tra hashish e cocaina per un valore di circa 500.000 euro. Gli stupefacenti erano occultati nell'armadio della camera da letto di una coppia di giovani albanesi, 32 anni lui, 22 lei. I due erano residenti in via del Cilianuzzo, zona nord della città. Adesso sono rispettivamente in carcere e agli arresti domiciliari. Abbiamo attenzionato una coppia di giovani albanesi che avevano una vita agiata, pur non lavorando entrambi. Abbiamo fermato la macchina, li abbiamo controllati. A domanda specifica loro dicevano: siamo stati da amici a trovare degli amici, ci troviamo qua perché siamo andati a casa di amici, ma noi sapevamo che quella era casa loro. Siamo andati su per aprire la porta di casa, ci hanno confermato: noi chiavi di casa non ne abbiamo, benissimo, le abbiamo perquisiti, effettivamente le chiavi non le avevano. Dopo continue insistenze, facendogli capire che comunque in qualche modo saremmo entrati, la donna, col nostro sommo stupore, ha aperto il pannolino del bambino che aveva in braccio e ha estratto le chiavi di casa, che aveva occultato appunto all'interno del pannolino. Il sequestro di droga in via del Cilianuzzo, dove mi trovo in questo momento, è l'ennesimo all'interno della città di Prato, una situazione che conferma un sospetto dei carabinieri, che la città di Prato appunto è diventata il deposito degli stupefacenti non solo per la città stessa ma anche per i mercati vicini di Pistoia e Firenze. È sicuramente la posizione avvantaggiata dal fatto di avere direttrice nord-sud e est-ovest, sia dal punto di vista della rete stradale sia dal punto di vista della rete ferroviaria.